membri della società artistico-culturale Mario Corsi. L'archivio però nasce con questa forma nel 92, ma prima ancora era stato voluto dall'artista stesso, buongiorno, e anche dal suo mercato d'arte. Il mercato d'arte al tempo in cui Corsi era ancora attivo, quindi stiamo parlando degli anni, della fine degli anni 60.